Con Alessandro Regge, cambio veloce sul palco e salutiamo con affetto Giampiero Moghini che ieri ci ha dedicato un saluto al termine del suo incontro per Lega Coop Piemonte. Ci viene a parlare, perché è la parte che ti impegna all'interno di Lega Coop Piemonte, del PCTO. Adesso noi siamo amanti di queste sigle, però poi non capiamo niente di quello che dicono queste sigle. Quindi PCTO, che non è una versione distaccata di un ospedale traumatologico torinese, ma è un qualche cosa che parla un pochettino più di futuro. Alessandro, aiutacela a capire, così almeno poi, come dire, ci rassereniamo tutti. Certo, grazie. Innanzitutto vi ringraziamo a nome di Lega Coop Piemonte, la Camera di Commercio di Torino, Rete 7 e i Salesiani per questa opportunità. L'acronimo Riuscito lo male. indichiamo. No, allora, Riuscito male. percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Quindi diciamo che l'acronimo aiuta, perché sennò doverlo presentare ogni volta in questo modo perdiamo 1.000 minuti. Certo. Però è l'ex percorso alternanza scuola-lavoro che come Lega Coop Piemonte facciamo in virtù di un protocollo, un accordo con la Camera di Commercio di Torino che finanzia questi percorsi e che sì, si rivolge al futuro perché con le scuole progettiamo e realizziamo dei percorsi che hanno l'idea di avvicinare i ragazzi e le ragazze alle nostre imprese e quindi fare dei laboratori di imprenditorialità. Allora, competenze trasversali. Allora, aiutami anche qua a distruggere un luogo comune, che le competenze trasversali non solo non sono, non capisce niente di matematica, non sa niente di storia, ma è simpatico. No, assolutamente. Anzi, c'è proprio l'obiettivo di andare a sviluppare non soltanto delle competenze tecniche, ma delle competenze, delle soft skills, quindi di gruppo, facendo dei laboratori, i ragazzi si confrontano e nel cercare di raggiungere degli obiettivi che vengono dati dal progetto si mettono anche in gioco. Quindi è un po' questo, il cercare di trovare la quadra tra le loro, capacità, quello che gli viene richiesto, conoscendo i modelli di impresa che gli vengono presentati di volta in volta, come per quest'anno c'è nel nostro progetto un approccio all'economia circolare e quindi comunicare l'economia circolare. I ragazzi e ragazze stanno facendo un laboratorio dove sono andati a visitare un'impresa che è una nostra associata, che è una cooperativa che ricicla soprattutto i RAEE, e adesso si stanno orientando per raccontarlo in un modo dinamico, diverso. PCTO, che ricordiamo, i ragazzi che devono affrontare l'esame di maturità possono comunque portare come argomento di discussione all'esame di maturità. Assolutamente, e in più da quest'anno con Union Camere c'è anche un protocollo affinché gli venga riconosciuto il percorso della certificazione e quindi loro online sviluppano tutto, fanno degli esami, degli approfondimenti, il percorso che noi facciamo realizza anche questo elemento multimediale di racconto di quello che hanno imparato e possono presentarlo anche successivamente all'esame. Su questo aspetto ti faccio una domanda che secondo me è estremamente politica, in senso profondo, cioè di costruzione della polis. E tu hai parlato di certificazione, in realtà sulle competenze trasversali dovremmo prima o poi affrontare seriamente la questione della valutazione delle competenze trasversali. A che punto siamo, che cosa si fa e che cosa non si vuole fare? Beh, dipende un po' dalle tipologie di progetti, perché se penso ad esempio a tutto un altro ambito come il servizio civile, c'è anche una valutazione delle competenze per il raggiungimento delle certificazioni dei progetti che adesso sono in corso. È anche vero che a questi livelli, soprattutto con le classi terze, quarte e quinte superiori, all'inizio forse c'è bisogno di avvicinare un po' i ragazzi ad alcuni temi prima ancora di valutarli e successivamente arrivare poi alla valutazione. Il tema politico sta nel cercare di capire in tutti questi progetti dove si può certificare semplicemente e dove si può arrivare a una valutazione e poi la certificazione. Anche perché questo qua significa poter accedere in maniera chiara e precisa con un sistema di valutazione il più oggettivo possibile, altrimenti poi uno ritorna al voto della laurea e al voto della maturità, E anche corretto? spenderlo in un ambito di mercato, perché posso inserirlo nel mio curriculum, mi è proprio un valido certificato che nell'ambito di una domanda lo posso esporre e raccontare che cosa ho imparato ed averlo proprio chiaro, validato.
quanti di questi ragazzi che affrontano questo percorso di PCTO poi si avvicinano a quel mondo del lavoro perché hanno deciso che è la strada che vogliono intraprendere? Beh, allora, anche in questo caso dipende dai percorsi. Noi cerchiamo di fare dei progetti in linea con quelli che sono i percorsi dei ragazzi, quindi i desiderata dal liceo e degli stessi per andare magari verso un proprio futuro. Quindi anche un percorso di orientamento. È anche proprio un percorso di orientamento, perché oltre al tema dell'economia circolare c'è anche proprio un tema di o lavorare in azienda o approfondire la tematica in un percorso universitario. Diciamo che per quelli che sono i progetti di quest'anno avremo poi i dati successivamente, ma molti dei ragazzi, una volta che conoscono le imprese, poi sono sempre più curiosi nel sapere che cos'è che si fa e quindi sono più orientati magari a capire e fare anche delle domande alle imprese per entrare nel mondo del lavoro. Innanzitutto complimenti per il lavoro, per l'impegno in questo ambito che io considero centrale proprio per dare Future Channel, Camera di Commercio, per dare futuri strade ai giovani, ma non solo. Mi resta però un dubbio, è che quando viene affrontato così siamo già un pezzo tardi, perché alla fine le competenze trasversali le impariamo a 3 anni quando giochiamo a vendere e comprare. Le competenze trasversali vivono e crescono dentro la cosa più importante che esiste al mondo, che è il gioco, che compone la nostra anima ludica. Le nostre competenze trasversali di negoziazione le impariamo chiacchierando con mamma e papà o vedendo come mamma e papà o papà con i nonni discutono. Quanto siamo tardi e quanto bisognerebbe invece agganciare queste competenze trasversali da un percorso che arriva molto prima? Bisognerebbe fare in modo, per come insomma possiamo impostarlo, di continuare a sviluppare un po' questa sorta di gamification, cioè ad esempio nel nostro progetto i ragazzi quando fanno stanno facendo questo prodotto multimediale si immaginano di essere una redazione e fare delle interviste e raccontare in un modo alternativo l'economia circolare. Cioè li riportate indietro all'età di 3 anni quando davvero facevano il mercatino e giocavano a vendere a comprare. Adesso però in un modo... Cioè la gamification avanzato. È quella cosa che ci fa giocare da quando abbiamo 2 anni. Esatto, che quindi un percorso continuo, ma anche proprio nell'ottica di potersi mettere in gioco e sperimentare quali sono le proprie attitudini. E mantenere diciamo il focus su questo è essenziale, perché poi nel mondo del lavoro la parte tecnica sì è chiaro, è importante, però c'è l'aspetto relazionale, la pratica, il fatto di stare in gruppo, lavorare. Quanto c'è tensione con il mondo degli insegnanti, no? Che comunque hanno un registro, un programma, no? Quanto c'è tensione rispetto a questo e quanto c'è invece accoglienza, disponibilità e capacità di mettersi in gioco? E quanto invece alcuni insegnanti chiedono di affrontare le ore di PCTO al pomeriggio o al sabato mattina? Ma devo dire che nel nostro caso abbiamo trovato massima disponibilità da parte dei docenti, sia nella struttura iniziale, quindi quando abbiamo incominciato a capire quando fare, in che momenti proprio di giornata, e al momento sono tutti al mattino, quindi ci sono stati degli spezzoni al sabato, ma comunque al mattino, in momenti di didattica. E c'è anche un po' quello che abbiamo rilevato, la curiosità dei docenti di capire come possono evolvere ulteriormente questi progetti e quindi una volta che è finito il percorso come possono andare oltre, proprio per cercare di mantenere viva quell'attenzione che poi i ragazzi sviluppano durante il progetto. È chiaro che lì c'è bisogno di fare poi un ragionamento ulteriore, però al momento devo dire che la collaborazione con gli insegnanti è stata massima. Altro tema legato a questo, quanto nella nostra scuola castriamo ancora la parte manuale, pratica, ciò che in Francia sarebbe il mestiere, l'università dei mestieri, la scuola dei mestieri, quanto c'è ancora una visione intellettualistica, un'ozionistica del nostro approccio al sapere? Rischiamo di diventare più realisti di Reale o di Gentile, che questa scuola italiana l'hanno immaginata tanti anni fa? Beh, oggigiorno c'è anche una forte discussione sul percorso, sulle modifiche scolastiche, non soltanto universitarie, ma anche dei percorsi dei licei, degli istituti tecnici. Noi nel raffrontarci anche con alcuni progetti con altri istituti tecnici vediamo che lì chiaramente c'è proprio più un aspetto progettuale, manuale, e quindi quando poi andiamo con un progetto più intellettuale troviamo... E le imprese? Le imprese devo dire che conoscono, cioè, riescono anche a capire un po' come si muovono i giovani con le loro esigenze da questo contesto, cioè c'è un matching di conoscenza reciproca, quindi come sta evolvendo il mondo dei giovani
e come le imprese stanno evolvendo e i giovani se ne accorgono, lo vedono in una maniera diretta. L'obiettivo è cercare proprio di conoscersi tra i due mondi. Alessandro Regge per Legacoop Piemonte.